me, ragazzi. Tutto pronto perché c'è un grandissimo match che è incominciato in questo preciso istante. Nigeria-Polonia per gli ottavi di finale di questo mondiale. Ma chi avete a porta? Sepe. Chi è? Di Napoli. Ma quello là è sempre a Parma. Magari, eh? Che burloni nigeriani oggi si schierano con Sepe in porta. Difensore centrale, oggi inedito, De Francesco o D'Alessandro, vediamo un po'. No, D'Alessandro al centro, ai lati Petagna e Mosella. Centrocampo con Buglione, De Francesco e non lo so, in avanti torna Lanzuise. Io dice, ma c'è anche il nano straordinario. Come stai? Come stai, nano? Tutto a posto. Sei ripresa dallo strappo? C'è anche De Simone che ormai è tornato a cavalcare i campi di calcio dopo i campi da tennis. L'ex Crystal Palace, ovvero la Polonia. C'è sempre Beppone Avolio in porta. Difesa a tre con Mannalà, Reddy e Di Napoli. Centrocampo con Mauriello, Cesare Esposito e Guarino. Snack avanti. Lanzuise sinistro deviato a Voglio. Chi vince oggi affronta proprio una tra Argentina e Islanda che si terrà alle ore 21, giusto Jenny? Sì, esatto, esatto. Jenny sempre in ottimo anticipo sui nostri campi per vedere il livello tecnico delle nuove promesse. Nigeria, una delle squadre ovviamente più giovani della competizione, all'alta. Non ci sono Fattori e Fordham. Lotta lì in mezzo Mosella, Giodice, Petagna, triangolo, Buglione. Conquista una rimessa che viene battuta per Lanzuise. Esposito col sinistro avanti. E Cesare il difensore centrale, quindi con Mannalà vertice basso. Qua Sepe, che oggi sostituisce Camilli. Petagna. Col tacco, va da Buglione. Vince il rimpallo. Tunnel di Buglione su Guarino. Poi palla dentro di Lanzuise. Forse una mano, non è vero. Mannalà lì in mezzo, Esposito, prova a uscire, se la mette il corpo davanti e ringhia su questo pallone, va da Lanzuise, ancora Lanzuise, arriva Mannalà, si gioca in questo fazzoletto di centrocampo, palla dentro per Snack, Snack dentro, Petagna recupera. Ancora Snack, Petagna su di lui, ringhia e conquista anche la rimessa. Mosella, Giodice. Sepe rischia, comunque la tiene. Sale D'Alessandro, che oggi gioca, abbiamo detto, difensore centrale, lui che di solito gioca centrocampista. Ai ai ai, vola Petagna. Parte Lanzuise, palla che gira, palla alta lunga Guarino, ma c'è Petagna, poi l'aggancia a Giodice che va a mettere in movimento Lanzuise, l'anticipo di Esposito. Esce Di Napoli dal traffico, pressato Di Napoli, va con la suola, nasconde il pallone, serve Redia, ma arriva Petagna che è un treno, poi la tocca Buglione, ancora dentro per Petagna. Parte un cross, un po' di testa di Esposito. Buglione, si allunga troppo il pallone, Mauriello. Ready, esagera. Ma perché non me ne porti uno qua? Dai, 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 dai. Entra dentro. Batte Esposito dal fondo. Cercato sempre la buona merenda, ma c'è Mosella sulla seconda palla. Mannalà,
tocco col braccio involontario, ready, d'esterno, colpisce Buglione che poi va da Lanzuise, suola sul pallone, scalza alta Esposito, ancora Lanzuise, la muove, sinistro, Murato, Esposito, verticale, Mosella, copre il buco, va da Petagna, occhio al destro, deviato a Voglio. Soffre la Polonia. Parte il lancio. Merenda. La ruba. Petagna che però prova la sterzata. Pallone che gli rimane dietro. Arriva l'entrata in campo di De Simone. Che giocherà centrocampo. Vola! Qui De Francesco. Che poi pennella dietro De Simone. Scivola. E poi però a un certo punto quasi la tocca. Era buona. Un nano esterno oggi, esterno d'attacco. Ma tu non sei terzino. Ma che ne so, ma tu sei terzino, gioca a terzino. Ma comunque l'hai messa, eh. Secondo me è storto, nello stretto. Gioca lungo il Crystal. Vediamo ancora una volta se Beppe metterà il pallone alto. Eccolo qua, cercato Guarino. La mia chi la tiene? Schioppa, palla che passa, poi Petagna, destro di Petagna. Snack prova a lavorare questo pallone in avanti, a tenerla, c'è un fallo di Petagna, si continua con Snack che punta l'area di rigore, prova ad alzare all'incrocio, ma pallone fuori. Prova la col destro Mosella. Sale De Francesco che cerca il corridoio, ancora lui, punta Maurillo. Poi allarga De Simone. Petagna. Cerca ancora un pallone all'altro lato, interessante l'aggancio di Francesco. Destro a Voglio! Che vola e cerca di caricare i suoi, palla fuori. Ancora De Francesco, altra chance. Dribbling su Maurillo. Ancora a slittare, mette in mezzo pallone clamoroso per il tocco del nano De Simone. Esposito sulla barriera dalla battuta, vantaggio Nigeria, colpo di scena al San Rocco, tra l'altro ha segnato il meno indicato, occhio a Guarino che si coordina. Eh no, il meno indicato perché tra tanti giocatori sei oggettivamente il meno offensivo, no? Possiamo dirlo, sei il giocatore più difensivo della squadra e tra l'altro mi giochi anche alla destra. Petagna, ora si fidano del sinistro e De Simone che poco fa ha imbucato l'1-0. Petagna per De Francesco che la sposta ma la perde. Poi arriva Lanzuise, De Simone, palla dentro col mancino, gran palla per Iodice. Poi la recupera ancora Merenda ingabbiato, Mosella che cerca il pallone largo, Cesare schiude, va in profondità, occhio a Merenda, c'è Guarino in area di rigore, che vuole il pallone, Merenda lotta da Alessandro, se ne va, Esposito è scivolata. Petagna, vola e va da Lanzuise, sposta il pallone sul destro, vediamo se apre il compasso col sinistro, a Voglio, azione fotocopia a quella dell'1-0, stavolta Beppone c'è. Poi c'è il lancio, deviato. Polonia in difficoltà oggettiva. Palla lunga di Avolio. Che aggancio di Mannalà. Ottima questa palla, controllata dal centrocampista della Polonia. Colpo di testa di Mosella, la regala Guarino. In aria, Guarino, la litiga. Scherzando, due caffè e un euro forse. Mamma no, sta malata in... ma ti ho detto prendilo a me, te lo faccio... la cheat di Carlo. E allora è 50 centesimi a caffè. Fa già 50 centesimi. Ragazzi. No, 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 fanno abuso, no. Fanno qualche pasticcio. Il lancio di Avolio. Salta Mosella di Napoli che ora sta giocando molto alto a destra. Cercato Mannalà lì in mezzo, che sta faticando non poco contro i centrocampisti della Nigeria, che ovviamente corrono tantissimo. Qua Petagna la sposta, Petagna! Palla per Snack, la seconda palla è del solito De Francesco.
Mannala. Vada Cesare. Bello il corridoio per Redi, che aggancia e va avanti. L'esterno prova la trivela verso Guarino, che non riesce a tenerla in campo. Ah, ma ce la chiamate che sarà sentita a paura, ce l'hanno i buffo. Merenda. Poi Maurillo, palla lì in mezzo. Di Napoli. Va col sinistro, snack, controllo, Guarino tutto solo, ci mette un'ora per calciare, a porta praticamente vuota, la Polonia non segna, prova a risalire la Nigeria, Petagna. Maurillo su di lui, D'Alessandro, centrale per... Occhio a questo pallone per Guarino. Ancora Guarino in area destro. Con Osì. €55. In gettoni d'oro però. Che quando li vai a cambiare hai €47.50. No, no, hai €47. I gettoni d'oro valgono. Di Napoli si libera col sinistro, ma c'è il muro che... ribatte la conclusione, Petagna, va da Buglione, l'esterno, palla regalata a Cesare, anticipo di De Francesco che sale ancora, De Francesco carica a testa bassa, si allarga, mette in mezzo rasoterra, Cesare mette il piede e prova a ripartire in velocità, sinistro, cercare Merenda, lo trova bene, Guarino tutto solo, Merenda in aria, chiude D'Alessandro. Buglione, Lanzuise, la sposta, De Francesco, De Simone, entra in area sinistro Murato, De Simone batte Cesare ancora a mettere fuori, gran partita di Cesare, la centrale, sta prendendo quasi tutte lì dietro, ancora De Francesco, De Simone, occhio a chi entra, va sul fondo, mette in mezzo Lanzuise, a volio. Merenda sbatte, passa, poi retropassaggio di Buglione un po' così. Petagna. Wow, malinteso, con Buglione. Sbatte ancora Petagna che ringhia su tutti. Maurillo. Redi in aria, dentro Merenda, destro Sbilenco. Lancio di Simone. Buglione prova a mettere il corpo su Redi, va di testa. Petagna mette il corpo. Buglione, vada De Francesco, che ha un po' di spazio, c'è il tocco per De Simone, non ha nessuno in mezzo, De Simone prova a sfondare, poi la palla è per De Francesco, cerca di entrare, arriva Iodice, un'idea di tiro, ma sbaglia, si spalma come burro, attenzione per te Jenny, occhio a questa conclusione con... abituati a ben altre tensioni, Jerome, ormai in questi campi, queste sono partite di routine. C'è il lancio e palla lunga, Esposito svetta con Avolio che blocca il pallone e la gioca a Mannalà, sale e va col sinistro avanti, colpo di testa a uscire della Nigeria che in vantaggio per 1-0 e ora manovra Buglione. Fa correre Mosella, cross, angolo. Dalla bandierina va Buglione. Morbido, colpo di testa di De Simone.
con Avolio che blocca. Merenda aggredito, gran recupero di De Francesco, destro Avolio ancora. Mamma mia che brivido, con Avolio che sta mettendo una pezza su parecchi interventi avversari di Napoli. Prova ad andare, intervento di De Francesco. Poi Redi, di Napoli, prova il sombrero, Petagna chiude, spazza. Cesare di petto, De Francesco col piatto, illumina per De Simone, che va col destro calcio d'angolo. Oh, telefono. Prova ad andare di Napoli, duella con Petagna. Petagna va da Lanzuise. Lanzuise che allarga, Buglione, ancora Lanzuise, triangolo sinistro, arriva Mosella in aria, Mannalà se la cava e prova a uscire via, palla snack, la porta, la finta, ma c'è De Francesco che parte, ancora lui. Ancora duello, De Francesco su tutti, abbatte, c'è fallo, okay, si continua. Dai. Di Napoli, se ne va, a destra, Mosella, mette un piede. Manna la lancio lo profondo, a cercare Redi, Petagna ora un'autostrada. Davanti a lui, Petagna 3 contro 2, palla dentro, Lanzuise sbaglia tutto. Finisce il primo tempo sull'errore di Lanzuise, 1-0 per la Nigeria sulla Polonia. Comincia la ripresa, Lanzuise calcia sul muro. Poi la sposta ancora Lanzuise, va da Buglione, Mosella. Alessandro, 1-0 Nigeria, con la Polonia che dovrà fare molto di più per provare a ribaltare il risultato. Cesare col destro, Guarino la trova. Quindi, un attimo la parola al signor Collaro. Sono io, eh? Buonasera. Intanto cos'è? Carlo, ancora 1-0. Siamo inchiodati su questo punteggio. Gol di De Simone, davvero opportunista nella porta, nel momento in cui... Cioè, la porta in cui è diretto l'attacco di questa Polonia, che è in svantaggio. Ora prova Mariello. Petagna su di lui, palla al centro che non passa, ancora Petagna. La palla termina in fallo laterale, ancora in avanti la Polonia. Petagna, svetta prima di tutti, Esposito. Occhio ai contatti lì, De Franceschi. Riparte lui, Buglione, allunga la falcata. Occhio a questo contropiede, sono già tornati i ragazzi della Polonia. Occhio a Buglione, prova al volo. Ancora sombrero su Esposito, fallo, abbattuto Gabri Buglione. Punizione da posizione molto interessante. C'è Lanzuise. Anche De Simone sul pallone. Pallone. Andrà lui col destro o anche Petagna. C'è anche De Simone sul pallone. Sono in tre in questo momento. Occhio. De Simone si conquista con tanta personalità questo calcio di munizione. È pronto De Simone sul pallone. Anzi no, Petagna la tocca. De Simone! Palla alle stelle. Sito più lontano che può cercare Merenda, occhio! Che Merenda è veramente pericolosissimo tra i pali, cioè in area di rigore. Occhio a Petagna, può partire lui, lascia palla a De Simone. De Simone Junior, lo scavetto per Petagna. Riempito di calci da Redi, ancora Petagna, la spunta lui, palla dentro. Svetta Mannalà, ora De Franceschi, le finte. Sinistro!
Poi ancora Mosella, palla toccata per ultimo dall'attaccante della Nigeria, che in questo momento, ricordiamolo, conduce per 1-0. Peppone Aveolio andrà lontano a cercare la sponda di Snack. Ecco lo Snack che svetta, ma la difesa della Nigeria è molto attenta. Occhio a Checo, riparte lui tutto solo. Ora Lanzuise, attaccato da Esposito, ancora Esposito, ancora Lanzuise di Napoli, contrastato irregolarmente da Lanzuise, c'è fallo, andrà ancora Esposito, prova ad andare morbido, Petagna di petto, riparte lui, doppio passo e palla De Simone, ancora De Simone, deve scaricare il pallone, allarga dall'altra parte, di là non c'è nessuno, c'è laterale per il per la Polonia con Mannalà che andrà con le mani. Ha battuto Merenda che si è fatto male senza fallo, però si è fatto male. Dopo il contatto su Merenda, che appunto è avvenuto a gioco fermo, questo check VAR non c'era fallo, anche dal live si era capito che non c'era, che il contatto non era falloso. Ora Petagna deve amministrare il vantaggio la Nigeria. Sta tornando, che è successo? Dopo 1-0 metti a fuoco Mosella. E allora la Polonia ancora non è riuscita a trovare il bandolo della matassa con Esposito, che è tornato difensore centrale, qua deve lottare Di Napoli, se ne va lì in mezzo al campo, sale Di Napoli, prova a destro, deviato, angolo. Va dalla bandierina il cross di Napoli, lungo anche per Guarino. C'è una palla altissima, Lanzuise non la riesce ad addomesticare, di testa De Francesco, poi prova a salire. Vediamo D'Alessandro. De Simone col sinistro, poi Esposito, pesca Guarino, c'è Merenda. Guarino, aia, ha battuto, c'è fallo, si continua, vediamo un po', ancora Merenda la lavora, Merenda si impappina ma la tiene in campo, Merenda lotta! E poi riparte De Francesco che va da Lanzuise, che l'aggancio è ottimo col destro, Mannalà chiude il corridoio centrale, palla morbida, salta Mosella, Mauriello dentro, innestirata da Alessandro e poi Cesare che prova a sfondare quel muro. Petagna ultimo uomo, Mosella, Nigeria ora che sta reggendo l'urto della Polonia che ora va di fisico, Petagna se ne va e va dal destro di De Francesco. Buglione va a fare l'attaccante con l'ingresso di Iodice che si mette a centrocampo e palla lunga, salta ancora De Francesco, poi Redi all'esterno, ma ancora pallone per D'Alessandro in area di rigore, copre bene anche lui, polifunzionale quando si tratta di cambiare ruolo, può fare anche il centrale di difesa. Calcia Iodice, Cesare va lungo, salta bene Mosella, poi Di Napoli, Redi, Mosella, risale, ancora Mosella, 4 contro 2, Mosella, velo di Buglione, Iodice non la trova, sprecone qua, la formazione nigeriana che non è riuscita a raddoppiare il punteggio su un 4 contro 2 in contropiedi, ora Snack, c'è Guarino nell'area che potrebbe ricevere questo pallone, Snack contro 2, Guarino non arriva, c'è Sepe. Parte Petagna. De Simone. Contatto con tunnel. E poi Esposito. Riparte la Polonia. Snack. Si aiuta sbattendo contro due avversari. Ancora Nigeria, De Francesco, punta, Mauriello, destro raso terra, sul fondo, Aveolio gioca lungo,
con Guarino che in qualche modo prova a recuperare quel pallone. Parte ancora De Francesco, quanta corsa, corso tantissimo, come sempre. Come Petagna, che ha macinato tantissimi chilometri, ora va con le mani dal Moselito, che palleggia e lotta con Guarino. Buglione, forse il meno attivo dei suoi in tutto il match. Palla dentro, Buglione devia, sarà a fondo. Potrebbe essere un traguardo storico per gli ex Mastacchioni arrivare ai quarti di un torneo targato Sbordone League. Intanto Iodice che serve Petagna, un grande spazio, prova ad affondare, sinistro morbido, il lancio di Avolio, ma sulla seconda palla c'è Iodice che sombrera Mauriello e col tacco mette in difficoltà Mosella, troppo lezioso qua Iodice, si va con le mani, sale bene da Alessandro, poi Mosella, va da De Francesco. Palla dentro, troppo lunga, Avolio blocca, ora c'è un po' spazio per Di Napoli ma viene ignorato, lancio lungo, deviazione di D'Alessandro, calcio d'angolo, no, fondo, vabbè. Calcio d'angolo, parte il cross lungo per tutti, anzi la tenuta in campo Di Napoli, pallone raso terra, nessuno l'attacca. Manna là di testa, Petagna riprende il pallone con calma, ragiona e scarica dietro per D'Alessandro che prova ad andare, De Francesco perde il gancio, Di Napoli sempre solamente 1-0 a Nigeria, Mosella, anzi De Francesco che punta, poi col destro largo Avolio, mette le mani su questo tiro debole. Col destro avanti Avolio, cerca Snack, Sepe lascia scorrere. Mo' hai parlato buono, aiuti. E allora c'è il pallone per Mannalà, si riva da Esposito, lasciato lì, ultimo uomo, zona difensiva, molto spesso a lottare contro più avversari di Napoli. Partita di sacrificio, quella di Cesare, di Napoli, va da Mauriello, tocco di prima, imbucata, Guarino. Mosella, spalla a spalla e poi sbaglia, anche lui lezioso, poi la tocca Guarino. Di Napoli, c'è Redi che ha un po' di spazio, vediamo se prova anche Redi, d'esterno per Guarino, salta Cesare, Di Francesco di testa, Lanzuise, c'è Mannalà in copertura che cerca direttamente la porta. Sepe, devia, angolo, calcio d'angolo, palla dentro per Guarino, l'aggancio, salta bene De Francesco, va ancora di testa, occhio a Merenda, sponda di Napoli, tutti che saltano, cade De Francesco, di Napoli, poi Andrea con un fallo qui, gioco pericoloso. Ma che ci fa Giachi qua? Con chi? La tocca Esposito sul primo, esce di un soffio. La Salernitana. Ha giocato nella Salernitana. Occhio a Snack che regge l'urto e prova a lavorare questa sfera Guarino. Snack salta secco, due avversari d'esterno, la palla non esce. E allora D'Alessandro che prova a viaggiare via, allunga la direzione del passaggio a Lanzuise. Salgono i nigeriani, palla dentro ancora per D'Alessandro che ha fatto tutta la fascia. Resiste dentro D'Alessandro, la tocca Di Napoli nell'aria, non la butta, ancora Di Napoli, la porta su, lancio per Guarino che manca l'aggancio, sempre 1-0, non riesce a segnare la Polonia. E allora sale D'Alessandro, centrale per De Francesco, arriva Esposito, si gira, tocco di là verso Petagna, sguardo in mezzo, cerca il secondo palo, c'è Iodice, grande controllo di Iodice che poi rallenta e va da Mosella, carica il destro, la finta, si gira di spalle Mauriello, sinistro il Mosellito,
Quanto manca, dottore? Sei minuti alla fine. Si stringe il cerchio della vita della Polonia. Spara via Mannalà. È una palla che però da secondi. Sepe col destro. Palla lunga. Una cannonata sul fondo. Salta Petagna. Poi attenzione a Merenda. La sponda. Guarino in aria. Destro Sbilenko. Non arriva Snack. Non si tira in quella porta. Quanti errori. Ancora Mauriello di Napoli. Scende un po'. Poi sterza sul destro. Scivolata di De Francesco. Ancora Mauriello. Si fa vedere Redi. Mauriello va in... Si inceppa il joystick di Mauriello. Anche quello è Esposito. C'è un fallo. Vediamo un po'. Di Napoli. Col destro sull'1-0. Occasione importante. Tra le ultime del match. Di Napoli a giro. La levata Mosella. Manca la colpo di testa Esposito. Guarino, tiro deviato, porta vuota, Redi. Si salva, si salva. Sepe con un miracolo su Redi. Poi lancio lungo, tacco di De Simone. Si salva la Nigeria con Sepe. L'eroe poteva essere Redi, che ha seguito l'azione a volio. Troppo esterno però, iodice di testa. De Francesco. Prova a fare un'ultima ascesa, Lanzuise, la tiene in campo, punta a due avversari, va in velocità, Lanzuise mette in mezzo, palla che entra in area di rigore, De Simone su di Napoli, sterza di Napoli, ai ai ai, ai ai ai, questo è rosso probabilmente, graziato Lanzuise, poteva, cioè questo è un fallo d'arancione vero e proprio, palla dentro che gira Sepe. Poi salta De Francesco, Redi, De Francesco, a questo punto pallone lungo verso Lanzuise e anche Esposito partecipa ai duelli in estirada, conquistando il fondo. Occhio perché quando il gioco si fa duro gli ex Crystal non tirano le gambe, Lanzuise ha aperto la sfida, ora toccherà la Polonia. Sepe, c'è il lancio De Simone, fallo di Redi, troppo evidente. Lanzuise subito Avolio la tiene in campo, lancio Mosella di qualcosa, iodice Mosella, numero di De Francesco che la nasconde, poi la palla è per Lanzuise, Lanzuise al limite, sinistro murato, poi De sinistro ancora, palla alta, sempre 1-0. Di Napoli, frusta avanti. Si va con le mani di Petagna, De Simone, per ora è l'eroe del match, con il suo gol. Di Napoli, sbatte. Poi col tacco, vediamo se arriva iodice, Mannalà, scivolata. Tempo che stringe, palla dentro, colpo di testa, palla che arriva centralmente De Simone, la prende, la lavora, va da Lanzuise, un po' lunga questa palla, è così, troppo lunga. Cambio nella Nigeria, l'ultimo entra Buglione, vediamo chi esce. No. Non entra Buglione. Mannalà gioca avanti. Si perde un uomo a centrocampo però. Colpo di testa di Esposito, Sepe. Aveva prolungato benissimo Esposito. De Simone, Petagna. La muove De Simone. Col tacco ha fatto. Cosa sta facendo? Il nano è impazzito. È impazzito il nano. È andato in errore di sistema il file di De Simone, qua c'è fallo. Il classe 2002 De Simone che ha provato Marco, ma cos'era quella sciocchezza fatta il nano? Si è creduto il 10. Occhio, occhio a 3 minuti. Occhio perché
3 minuti di recupero è un'eternità. Mannala, studia col mancino, palla lunga. A seguire ci sarà il primo quarto di finale, quello tra Spagna e Brasile, che hanno giocato gli ottavi la settimana scorsa. Palla dentro, colpo di testa di Iodice. Cesare la mette giù e prova a salire. Ancora Esposito dentro, che è imbucata, ma c'è Mosella che recupera e sale. Sale il Mosellito, la tocca all'Anzise. Contropiede con Cesare che va giù, c'è calcio di punizione. Metterà questo pallone nel box Avolio per una speranza. Anzi, sale Avolio. Occhio alla Polonia. Ultimo uomo ready, batte di Napoli. Occhio ai centimetri di Snack ed Avolio. Palla dentro di Napoli, dentro colpo di testa. A uscire, ready. Mosella prova a prenderla, ready allunga. Almeno salva possibile pericolo lì dietro a porta vuota. Avolio torna in porta, Petagna va con le mani. De Simone con la coscia. La tocca l'Anzuise. Si batte, Mannala di Napoli. Intervento di De Simone a rubare questa palla. Poi fallo sull'Anzise. Quadra, ho visto. Ha fatto tutto ciò, poi è stato da fa fuori. Anche perché non mi sporcavo la faccia per dire. Chissà che ha detto, la scappa sopra. Tocca Petagna. Occhio perché questo pallone non è uscito. C'è il lancio di De Francesco. De Simone prova a incollarla. Fuori gioco? Non lo so. Dalla panchina nigeriana chiedono che l'extra time sia terminato. Attenzione. Palla dentro di Napoli. De Francesco. Mannala, lotta, attacco di Iodice, ready, dentro Avolio, c'è Snack, controllo, cross, Guarino non arriva, spazza via De Francesco, Esposito, ancora Esposito, De Francesco, prepara il rinvio, Petagna, attenzione, momento di crisi, la Nigeria va ai quarti clamorosamente, vincendo 1-0 sulla Polonia. E allora Andrea con un gol vittoria regala la qualificazione a questa Nigeria contro una squadra esperta, no, dovete andare quarti, evidentemente ottavi. Ah, okay. Sì. E contro una squadra esperta che ha sempre partecipato almeno quasi fino ai quarti, una leggenda, una squadra leggendaria, voi avete vinto 1-0, difesa solidissima, un gran siepe in porta e ha salvato 2-3 occasioni, gol vittoria, una dedica. Perché hai fatto un gol di rapina, non da te, straordinario. Una dedica a tutte le persone che mi sostengono. Questa è una bellissima dedica. A questo punto l'1-0 della Nigeria bilancia. Ai quarti ci sarà un avversario tra l'Islanda e l'Argentina che giocheranno tra poco. Chi, per chi fa il tipo, se le conosci? Non li conosco. L'Argentina e Cesare Esposito con Jenny Fiorentino, De Cicco. Mentre l'Islanda è Jenny Perna, ragazzi, che giocheranno. Batirlo 1-0, quindi non puoi fare un pronostico. Complimenti Andrea per questa straordinaria impresa della Nigeria. Grazie, Carlo. Grazie, Simo. Carlo.